il valore di un caffè che potete gustare da noi nasce attraverso la ricerca. E quello che è fondamentale capire è che noi beviamo il prodotto della terra e come tale può essere coltivato in maniera diversa. I nostri caffè sono generalmente tutti sostenibili e di conseguenza hanno anche dal punto di vista di produzione delle attenzioni in più. Basta pensare che i caffè vengono raccolti a mano e solo i frutti rossi. Poi di questi frutti rossi ne berremo il seme, di conseguenza questo seme deve essere processato, quindi lavorato in maniera corretta. Quello che poi tocca a noi dalla nostra parte è la tostatura, che deve essere scientificamente ben fatta anche dal punto di vista poi di preparazione da parte del barista. Tazze Pazze è un progetto, è un'idea, è sostanzialmente una caffetteria torrefazione nata nel 2009 proprio qua a Genova. È una caffetteria che da diversi anni si occupa di promuovere tutto ciò che riguarda la degustazione e il consumo di una tazzina di caffè coltivato in maniera sostenibile e poi preparato con un criterio di riguardo da parte dei baristi. Si trovano poi diversi prodotti classici da bar, da caffetteria, da forno, e abbiamo un'offerta anche per l'aperitivo e per il pranzo. Oltre a questo, Tazze Pazze è soprattutto da poco tempo una micro torrefazione. Sono diverse materie del caffè da dover sapere, da il caffè verde, l'importazione, quindi i difetti, i pregi di questi caffè verdi prima di essere tostati, la tostatura, la preparazione del barista, sia per quanto riguarda l'espresso, sia per quanto riguarda anche altri strumenti che noi in caffetteria proponiamo, come caffè filtrati o cose, diciamo, alternative a quello che è il classico espresso. Mi sono appassionato tantissimo anche al mondo proprio della formazione. Mi sono sempre un po' dedicato a quelli che erano gli eventi piuttosto che le degustazioni guidate, le fiere del settore, e appunto alterno quello che è il lavoro dietro il banco a un lavoro un pochino più di training piuttosto che di comunicazione, che però è sempre ovviamente legata al prodotto caffè, con anche altri colleghi ed altri soci a livello italiano e non solo. Uno dei sogni che avevamo era quello di oltre che conoscere il caffè dall'origine, un sogno che abbiamo realizzato investendo in diversi viaggi in origine proprio per andare appunto a conoscere il prodotto. Abbiamo deciso di superarci acquistando diversi anni fa insieme ad altri soci delle quote di una piantagione in Honduras, che da quel momento in poi ha iniziato a processare, a coltivare i caffè con un occhio di riguardo un pochino più importante. Quando parliamo di sostenibilità vogliamo estendere il pensiero alla sostenibilità sia ambientale, quindi senza avere l'utilizzo di pesticidi o altre sostanze chimiche aggressive, sia al punto di vista della sostenibilità delle persone che si occupano di questo lavoro. Di conseguenza, i caffè che selezioniamo di solito sposano questa filosofia al 100% e permette anche ai produttori di avere i prezzi più adeguati per la loro sostenibilità. Per noi questo è un pensiero fondamentale, perché comunque il prezzo quotato in borsa è ai minimi storici. Dal 2000 al 2020 c'è stata una costante discesa verso il ribasso per i produttori. Da 5 anni abbiamo una piantagione di nostra proprietà in Honduras che produce appunto un caffè di alta qualità. Abbiamo delle persone ovviamente che gestiscono la piantagione per noi e che con il ricavato appunto poi della vendita dei chicchi di caffè o dei sacchi di caffè riesce a svolgere una vita, una quotidianità di livello superiore rispetto alle condizioni in cui purtroppo stanno altri produttori di caffè. Quindi appunto il nostro non è un progetto solo per scopo di lucro, ma è assolutamente appunto un progetto con dei fini sostenibili. L'Italia che cambia è
uno sguardo al futuro e uno strizzare l'occhio al passato. Per me Italia che cambia è sicuramente un messaggio di speranza e anche un po' un dato di fatto. Lo vediamo nel nostro settore, che dove comunque c'è sempre un'attenzione maggiore alla qualità. Se si è sopravvissuti nel momento brutto, si riuscirà sicuramente a vedere anche uno spiraglio di luce poi nel futuro. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia.